con il presidente Giovanni Di Meo dell'associazione Valle Giovane qui a Valle Rotonda, una manifestazione che riguarda sia la musica popolare che il mercatino e i prodotti tipici. Ecco presidente, davvero un evento che riesce ad attrarre numerose persone, numerosi visitatori. Presidente, molti emigranti provenienti dall'estero, qui la popolazione ad agosto si raddoppia e davvero è già il segno che in realtà c'è tanta gente in piazza. L'idea di questo evento da cosa è pervenuta? È pervenuta semplicemente perché abbiamo voluto, siamo un'associazione che è nata circa 2 anni fa ed è un'associazione che è culturale, quindi proprio per questo abbiamo voluto rievocare quelli che sono i vecchi costumi, le tradizioni, le origini del nostro territorio. Infatti questa rassegna con il Festival della Zampogna e del Mercatino dell'Antiquariato è la testimonianza. I nostri nonni, bisnonni, sin dal dopoguerra ci hanno deliziato, non solo qui a Valle Rotonda ma soprattutto in altri posti oltre i confini comunali, hanno portato fuori dai nostri confini comunali, come dicevo, le nostre origini, le nostre tradizioni nel periodo di natalizi e non solo, quindi abbiamo voluto dare testimonianza di questo soprattutto ai bambini, a quelle persone che non conoscono le nostre origini, perché siamo convinti che per andare in un futuro sempre migliore la gente di questo territorio deve sapere da dove si proviene, ed ecco perché abbiamo voluto per quest'anno, e speriamo che la manifestazione riesca anche negli anni a venire, abbiamo voluto fare proprio questo, quindi con un festival ad hoc per la zampogna, per la bifera, quindi per la ciaramella, come vedete nelle nostre vie sono dislocati quelli che erano i vecchi attrezzi, che sono proprio la testimonianza di quella che appunto in questo momento assistiamo ai cessi. In pratica sono dei cessi particolari locali che vengono presentati anche in questo evento. Prego. Sì, sì, anche questo stand, come tutti gli altri stand, questo è lo stand dei cesti di Vimini, ma non c'è solo questo, ci sono, come vedete, cioè da una parte c'è tutto quello che riguarda... ecco, abbiamo appunto il vino, la postazione del vino, in realtà questo è un palco dove questa sera si esibiranno i giovani, ecco, prego. Su questo palco a breve, fra un'ora e per tutta la serata, si esibiranno quelli che sono proprio gli artisti, quelli che suonano le zampogne e la biffera. Ma non solo, ci saranno sicuramente anche gli organetti e quant'altro, perché non è un festival di rassegna musicale, quindi anche di canti popolari. Ecco, questo palco è formato da paglia, vigne e botti, come potete vedere, vero? Certo, abbiamo voluto proprio adobbare il palco con la paglia, con le vecchie damigiane di vino, con un torchio antico qui sulla sinistra e qui sopra a breve, uno alla volta, in duo, in trio, si esibiranno quelli che sono gli artisti locali. La caratteristica praticamente di questo evento riguarda che l'associazione ha inserito all'interno della piazza diverse postazioni di origini antiche. Qui in piazza, vedete, a parte c'è il carretto con di nuovo i contenitori antichi del passato del vino. Ecco, questo è un altro angolo dove troviamo sempre paglia, ecco. Allora, qui c'è di nuovo un carretto della paglia e qui alla mia sinistra c'è il cumulo di paglia come veniva fatto una volta. Oggi ci sono gli attrezzi, le imballatrici e quant'altro. Una volta i nostri contadini raccoglievano la paglia per il bestiame in questo modo. Ecco, voi avete, presidente Di Meo, giustamente avete scelto come associazione questo tipo di tipologia per far assumere giustamente a Valle Rotonda un significato storico. Certo, come dicevamo all'inizio, vogliamo fare proprio questo, essendo un'associazione culturale vogliamo rievocare quelli che sono i vecchi mestieri, le vecchie tradizioni, i vecchi costumi di una volta, e questo pensiamo ne sia proprio la testimonianza. Questo invece è Viale della Repubblica, vero? Viale della Repubblica, dove c'è il mercatino dell'artigianato, un altro settore dove Valle Rotonda è molto forte. Sì, anche su tutta questa è la via principale del paese, quella che porta in piazza, e qui sono dislocate alla nostra destra una serie di stand dove ci sono proprio prodotti artigianali. In realtà l'associazione cerca di ringraziare tutti i collaboratori e tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione dell'evento dell'associazione Valle Giovane.
Sì, vabbè, ringraziamo tutti quelli dell'Associazione Valle Giovane, ma non solo. Ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ha dato una mano con una stretta collaborazione, la Prologo di Valle Rotonda che ha collaborato con noi e tutte le persone che non fanno parte dell'associazione ma che comunque hanno dato un valido contributo. Senza di loro sicuramente non saremmo riusciti a fare quello che abbiamo fatto e che speriamo riesca al meglio per tutta la serata. Grazie. Allora, io mi chiamo Laura Verrecchia, sono originaria di Valle Rotonda, vivo a Parigi da tanti anni, dove lavoro con mio marito, due figlie, e sono presidente di un'associazione che si chiama Gli Amici di Valle Rotonda e Ciociari in Francia. Questa associazione sta facendo un gemellaggio con un comune di Parigi che si chiama Aubervilliers. Bene, giustamente voi avete fatto questo gemellaggio per uno scambio culturale. Esattamente, culturale. E appunto vedo che qui i giovani si stanno dando da fare. Questa associazione ha già 3 anni e questi giovani stanno riprendendo i punti essenziali, cioè la cultura, la storia, tutto quello che riguarda la ciociaria. Bene, quindi in realtà lei qui si respira un'altra atmosfera, secondo lei? Sì, sì, si sta molto bene, è un paesino veramente delizioso, si viene d'estate ma si può venire anche d'inverno naturalmente, ci sono tante cose da vedere. Benissimo, salutiamo giustamente, possiamo dire, l'emigrante, vero? Di Valle Rotonda a Parigi, con tanta soddisfazione che è giunta quest'estate qui a Valle Rotonda, grazie all'attenzione. Siamo con un altro visitatore, proveniente dalla Francia. Ecco, lei da dove viene? Dalla Francia, vicino a Parigi, è in Francia. Cioè, mio nonno e mia nonna sono andati via a vivere a... Okay. In realtà lei che atmosfera trova qui a Valle Rotonda? Le piace l'atmosfera che c'è? Certo, io vengo ogni anno da quando sono nato, per me è il mio paese. Da quanti anni lei praticamente viene qui, diciamo? 35 anni, la mia età è di 35 anni. Ogni volta che viene quanto ci resta? 3 o 4 settimane. Ah, quindi molto, insomma. Lei vive bene, si trova molto bene, vero? È ottimo, è pure più di bene. Poi lei quando viene trova anche cugini, amici, cugini, la famiglia mia, sì, tutto quanto. Lei si sente soddisfatto, insomma? Molto soddisfatto, io non posso fare un anno senza venire qui a Valle Rotonda. Grazie. Sì, io mi chiamo Carlo Sofia, sono presidente di un'associazione di ciociari in Francia. E dal 1971 mi occupo di associazionismo italiano all'estero, dove le comunità italiane si sono organizzate negli anni 70 per avere una pari dignità con le altre nazionalità e di farsi riconoscere un po' alcuni diritti che la madre patria aveva tendenza a dimenticare. Qui in piazza a Valle Rotonda, di nuovo la Communication Program .tv è presente a Valle Rotonda, il paesino della ciociaria vicino Cassino. Siamo qui con una emigrante che è originaria di Valle Rotonda, però vive a Milano. Ecco, buonasera, lei è presente questa sera all'evento. In realtà questo evento è agosto, quindi la popolazione si raddoppia qui a Valle Rotonda, quindi è bello vedere tanta gente. Qual è la sua opinione in merito? Che è bellissimo. E cosa le devo dire? Ecco, benissimo, è bellissimo trovare giustamente tutti gli emigranti che vengono anche dall'estero. Lei ha incontrato molte persone che sono anche negli Stati Uniti, in Inghilterra, nel Canada, eccetera, vero? Sì, arrivano tutti gli anni dalla Francia, dall'Inghilterra. Emozione prova praticamente. Beh, è sempre un'emozione rivedere la gente che è andata via e poi torna al paese. Siamo qui con un emigrante da Valle Rotonda a Milano, vive a Milano. Ecco, buonasera, la popolazione si raddoppia qui ad agosto a Valle Rotonda, è davvero un'emozione ritrovare tutti i suoi concittadini che stanno anche all'estero, vero? Sì. Bene, ecco, è un evento eccezionale quello organizzato da Valle Giovane, l'associazione che in realtà promuove sul territorio questo evento. Qual è la sua opinione in merito giustamente a questa manifestazione che continua a protrarre effetti positivi per il turismo locale? Prego. Non so, è la prima volta che lo fanno, speriamo che sia una bella manifestazione.
Allora, sono presenti qui all'evento anche i calciatori del Valle Rotonda, sono qui presenti all'evento per giustamente vedere come si suona la zampogna e la ciaramella. Ecco, cosa vi ha spinto qui a venire a Valle Rotonda? No, qui siamo, onestamente siamo in ritiro qui da 15 giorni, un bel paese, bella gente, si respira aria buona praticamente, è questo. Ora siamo saliti qui per vedere un po' di cosa si trattava, bellissima festa, tutto qui. Bene, per lei invece qual è la sua considerazione? Anche per me lo stesso, bella gente, bel paese, bella festa, bell'aria, bello tutto. Che aria si respira secondo lei? Valle Rotonda è un bel paese, diciamo, come si dice, amici miei, compagni miei. Siamo contenti qui di venire a fare il ritiro. Siamo qui per questo momento a fare il ritiro e speriamo bene di continuare così. Siamo contenti perché sono tutti aperti, un paese così.
e benvenuti alla prima rassegna di musica popolare Festival della Zamponia, organizzata dal Comitato Valle Giovane. Per prima cosa, un applauso ai nostri musicisti, un fortissimo applauso, bravi tutti! Molto bravi, molto bravi. Allora, procediamo un attimo con la spiegazione del programma. Allora, io leggo perché è una cosa molto improvvisata, scusate tutti. Allora, partiamo avvisandovi che siete arrivati in ritardo tutti quanti perché oggi pomeriggio si è tenuta presso la località Campanaro una mostra canina, per cui in ritardo l'anno prossimo vi vogliamo tutti qui a l'una di pomeriggio, ricordatevelo, per la mostra canina. Ci sarà una sfilata con costumi d'epoca, una degustazione di prodotti tipici, un mercatino, una mostra fotografica dei fotomotori di Valle Rotonda organizzata dalla Proloco di Valle Rotonda e una proiezione della foto d'epoca. Civile, promesso, ve la faccio dare io a tutti quanti. A me però serve, perché se io rimango senza corrente alle 3 di notte sono senza voce e domani sono a Cassino a farmi mettere le corde vocali nuove. Allora possiamo iniziare con la presentazione dei suonatori, per cui suonatori tutti dietro il palco. I dati anagrafici sono i più importanti, mi raccomando non ci sbagliamo. Nome? Giuseppe. Non abbiamo sentito, com'è? Peppino. Peppino l'abbiamo sentito. Di dove sei Peppino? Va bene. Di Valle Rotonda, proprio di qua. Allora Peppino gioca in casa. Che strumento suoni Peppino? Vabbè. Allora un'esibizione di Peppino, va bene, un'esibizione di Peppino. Iniziamo con un applauso. Thank you.
detto, va bene. Allora, documenti alla mano, voglio sapere tutti i nomi. Il nome del primo musicista. Antonio. Giovanni e Pietro. Allora, io la provenienza non la chiedo più. Facciamo che chi non è figlio di questa terra alza la mano, lo dice subito, va bene? Perfetto. No, io dico chi non è figlio di questa terra alzi la mano, parli adesso, taccia per sempre, dicevano. Allora, un'esibizione di questo quartetto. 3, 2, 1, via! Alla destra del palco, per chi dovesse avere già qualche buchetto allo stomaco, sono già pronte le pizzette fritte. Andate allo stand delle pizzette, c'è nonna Grazia che sta già cucinando, anzi ha già sfornato le prime pizzette fritte. Continuiamo con la presentazione dei musicisti. Nome? Vettese Roberto. Fabio. La provenienza, avete alzato la mano prima? Cittadini monegaschi. Cittadini monegaschi. Il 2 novembre, perché siete due, siete un duo, il 2 novembre. Gli strumenti li sappiamo, possiamo partire con l'esibizione del duetto, via! Valessa, senti la musica? Sei pronta per ballare? Quindi non siete figli di queste terre? Più o meno, siamo vicini di casa, fate parte del vicinato, del quartiere. L'esibizione del duetto, via!
partito Iannetta da Scapoli. Da Scapoli, quindi anche tu fai parte del vicinato, però mentre loro sono il vicinato di destra, tu sei il vicinato di sinistra. Sei un solista, dillo subito, diciamolo subito, se si aggiunge qualcuno possiamo. Allora, sei un pezzettino da solo, l'inno alla gioia della nona sinfonia di Beethoven. E poi sono con gli amici, perché comunque abbiamo un gruppetto e suoniamo insieme. Grazie.
qui una visitatrice all'evento, ci sono tantissimi stand per il mercatino dei prodotti artigianali. Ecco, buonasera signora, lei sta visitando e osservando questi stand, vero? Giustamente lei ammira molto l'artigianato di Valle Rotonda, giusto? La padrona spera, spera, ragazzi, la cornaglia viene, vai a collegare. E da dove viene? La padrona spera, spera, ragazzi, la cornaglia viene, vai a collegare. Ecco, buonasera, si è fermata ad uno stand artigianale dove qui viene venduto l'artigiano, ha ritenuto opportuno di acquistare, giusto, qualche prodotto. Lei da dove viene? Senti, buongiorno, la nostra signora, sarei cruzato lo varo d'oro, pure cristiana, col mannato, la recusa, se te ne vidi a caso, le valicelle, a quale verini, sono su quanti sento che verini, se ti soccavi, me la toglio, non è tutta sola, quando me voglio. Ah, padrona, aspetta, spera, ragazza, la cornaglia, vedi, vai a collegare. Ah, padrona, aspetta, spera, ragazza, la cornaglia, vedi, vai a collegare. Thank you.
Praticamente allo stand delle frittelle, come abbiamo già informato, si producono prodotti tipici qui a Valle Rotonda, si offrono frittelle con mortadella oppure frittelle vuote. Ecco, voi state aspettando giustamente queste frittelle da molto tempo, che in pratica non mangiate le frittelle, lei giustamente tenterà di assaggiare, vero, queste frittelle? Se è possibile, ma... Bene, lei da dove viene? Da Cassino. Da Cassino, giusto, ha preferito Valle Rotonda questa sera perché è sempre un bel luogo, vero, da frequentare, giusto? Ok, sì. Ecco, per lei invece, mi scusi, frittelle con mortadella? Sì, sì, questa sera sì. Ecco, perché giustamente è un prodotto tipico, in pratica la mortadella qui va a ruba, e lei da dove viene? Da Cassino. Allora, in realtà qui abbiamo appunto le frittelle già realizzate da un punto di vista della pasta, come potete vedere dalle immagini. Ecco, in azione in questo momento, come si possono fare le frittelle qui a Valle Rotonda, l'associazione Valle Giovane, costituita da numerosi giovani, come si può vedere dalle immagini, sta realizzando appunto le frittelle a mano con una pasta davvero speciale, come si può vedere dalle immagini. Vedete, si mette anche la farina, stanno per uscire le prime frittelle con la mortadella, come si può vedere dalle immagini, davvero un prodotto squisito e naturale. Una frittella con mortadella, una frittella davvero squisita che si può gustare in qualunque momento. Ecco, carissimi utenti, la polenta verde, davvero una polenta deliziosa, una polenta che è fatta con verdura, una polenta originale che solo a Valle Rotonda si riesce a cucinare. Ricordiamo che qui siamo a circa 1000 metri sul livello del mare, per cui solo qui si riescono a trovare le verdure in montagna. Ecco, vedete, la polenta... polenta in realtà verde. Ricordiamo, all'interno della polenta ci sono i fagioli tipici di Valle Rotonda, i fagioli tipici di Valle Rotonda con le patate un altro prodotto tipico di Valle Rotonda. Ricordiamo che qui siamo a circa 1000 metri sul livello del mare, per cui questi prodotti sono davvero naturali, introvabili in altre aree geografiche dell'Italia. Ecco, carissimi utenti, le salsicce di maiale, come si può vedere dalle immagini, in questo momento vengono arrostite, vengono arrostite sul lamiere di ghisa, come si può vedere dalle immagini, vedete, vengono girate e vengono arrostite. Qui si continua a bere, come si può vedere dalle immagini, vedete, c'è uno stand riservato al vino. Le caratteristiche del vino di quest'area è un vino leggermente aspro e non matura totalmente, perché proprio l'ambiente è adatto a questo tipo di vino, è un vino locale, un vino appunto che ha caratteristiche particolari,
il cui vino viene richiesto da moltissimi visitatori. In questo momento vedete che tanti visitatori stanno richiedendo, ecco, la botte di vino, come si può vedere dall'immagine, un grande bicchiere di vino che viene bevuto in questo momento. Sorella, cadere